blood pressure slightly high. Nothing to be alarmed about, though. Quite understandable under the circumstance. The weaker sex. The only one whose blood pressure is normal. X minus 17 minutes. With you in the assembly hall in another minute. Shall we go? Good luck. Thank you, Doctor. And good night. Signore e signori, a voi giornalisti che rappresentate l'opinione pubblica americana, voglio esprimere la nostra gratitudine per aver collaborato con noi a mantenere il segreto. Tuttavia mi permetto di insistere ancora su questo punto. E che il nostro non sia un esperimento militare, molti risultati delle nostre ricerche e dei nostri studi dovranno rimanere segreti. Devo quindi pregarvi di divulgare solo quelle notizie che appariranno sul bollettino ufficiale che vi sarà consegnato più tardi. Tutti abbiamo sentito far supposizioni sui piatti volanti, dischi volanti e cose del genere, tutte invenzioni una più fantastica dell'altra. La stampa è pregata di screditare e di non diffondere queste false notizie, evitando così di suscitare apprensioni nel pubblico. Questa sera siete stati invitati qui per assistere a un avvenimento storico. Voi tutti siete a conoscenza dei recenti esperimenti sui razzi siderali. Ed ecco il risultato. Stanotte lanceremo il primo razzo guidato dall'uomo, l'RX-Heavy. Rocket Ship Expedition Moon. RX-M-15 minuti. L'uomo ha sempre sognato di esplorare il più vicino dei corpi celesti. Alcuni per uno straordinario spirito di avventura. Others like ourselves because they visualized a successful lunar expedition as the first step toward practical interplanetary travel. Today there is even the possibility that an unassailable base could be established on the moon to control world peace. I will now introduce to you the head of this expedition and his crew. Il dottor Carl Ekstrom, ideatore dell'RXM, come sapete uno dei più illustri fisici viventi, è mio vecchio amico. La dottoressa Lisa Van Horn, sua abile collaboratrice e assistente, laureata in chimica. Il colonnello Floyd Graham, pilota. Il signor Harry Chamberlain, astronomo, inviato dagli osservatori di Monte Wilson e Palamore. Il signor Chamberlain sarà l'ufficiale di rotta. Il maggiore ingegnere William Corrigan, motorista. Ora pregherò il dottor Ekstrom di riassumervi l'itinerario del volo. Prego. RXM-14 minuti. La distanza minima esistente fra la Terra e la Luna è di 238.000 miglia. We expect to cover this distance in approximately 48 hours. La prima fase del volo sarà raggiungere una quota di 300 miglia. Dalla partenza per tutto l'attraversamento della troposfera e della stratosfera fino alla ionosfera, il volo sarà controllato dal nostro pilota automatico. Dopo aver superato i limiti dell'atmosfera, porteremo il razzo in posizione parallela alla superficie terrestre. Volando parallelamente alla superficie terrestre, riceveremo l'impulso dal suo movimento di rotazione. RXM-13 minuti. L'RXM è un razzo multiplo a diverse sezioni propulsive. Raggiunta la velocità siderale, la sezione di coda che è servita a portarci a tale velocità verrà sganciata. La sezione frontale, che è un razzo completo e contiene il combustibile necessario per l'intero viaggio, oltre alla cabina di manovra, superato il campo di gravitazione terrestre, punterà in direzione della Luna. Attraversata la zona di equilibrio dove la trazione della Terra e quella della Luna si bilanciano, ridurremo la propulsione al minimo.
La trazione lunare ci guiderà per il resto del viaggio. Infine, rovesceremo il razzo, utilizzando la spinta dei motori per compiere l'atterraggio. Ed ecco altri dettagli che potrebbero interessarvi. La cabina di manovra è stabilizzata giroscopicamente perché si mantenga sempre su un piano orizzontale. Abbiamo poi il radar per la navigazione e la radio per le comunicazioni. E quel che più conta, abbiamo una quantità di combustibile doppia di quella necessaria per mantenerci in sicurezza. RXM meno 10 minuti. Abbiamo ancora un po' di tempo. Se qualcuno di voi ha domande da fare... Chamberlain. How do you fit into the picture? Do you, Avete moglie? No, vede, io vivo all'osservatorio in cima ad un monte ed è un po' difficile trascinarci una donna lassù. Avete mai volato? Oh, solo come passeggero. Ma non siete l'ufficiale di rotta? Dovete tenere presente che i viaggi interplanetari richiedono calcoli ben diversi da quelli della normale navigazione e delle attitudini particolari. E cioè? Vedete, come astronomo posso valutare le condizioni di osservazione su un corpo privo di atmosfera, ad esempio la Luna. Voi capite dunque che... E quando... ho circa 800 capi di bestiame laggiù. Ho comprato il mio ranch con qualche soldo risparmiato durante la guerra. E vostra moglie che ne pensa dell'impresa? Beh, anche lei è nata nel Texas. E sa bene che quando uno del Texas si fissa in testa di fare una cosa, la fa. E basta. Avreste dovuto vederla quando sono rincasato e le ho detto... You know, your strictest confidence, of course. Honey, I'm going to the moon. E lei che ha detto? Mi ha guardato un momento e ha detto... A far che? Non c'è niente lassù che non abbiamo già qui nel Texas. Abbiamo fatto il viaggio un centinaio di volte. Cosa? Nel tunnel di prova. Se ho volato di più lo scorso mese che in 100 missioni di guerra. E credetemi, è l'equipaggio più in gamba che abbia mai visto. Specialmente il reparto chimico. Già, non è affatto male. Potete ben dirlo. But you can quote me on this. Unless you look like a test tube or a chemical formula, you haven't got a chance. Da un punto di vista personale, mi dica, signorina, che impressione vi fa viaggiare sola con quattro uomini? Per dir la verità, io non ci ho mai neanche pensato. E c'è un motivo particolare perché un membro dell'equipaggio sia una donna? Desidero rispondere io, se è possibile. Il motivo per cui Miss Van Horn fa questo viaggio consiste nei suoi studi sull'idrogeno monoatomico che le hanno permesso di preparare un combustibile ad alta concentrazione che renderà possibile questo volo. Signore e signori, il tempo stringe. Potete assistere alla partenza dall'osservatorio, ma ritornate in questa sala immediatamente dopo. Ciascuno dovrà tornare qui, dopo la partenza. Sette minuti. Stabilizzatore e girobussola in ordine. Batteria innestate, autopilota pure, tutto è a posto. Grazie. Ho controllato diverse volte questi calcoli, sono esatti. Tutti gli aerei civili sono stati dirottati 100 miglia a sud. Grazie. Mi sembra che non abbiamo dimenticato nulla. Tutto ciò che ci occorre ora è un po' di fortuna. Sembra persino impossibile che sia finalmente arrivato il momento dopo tanti anni. È passato molto tempo, eh? Molto tempo che lavoriamo insieme. Non ha dimenticato come ci chiamavano? Due poveri illusi. Già, e che siamo ora? Forse due poveri pazzi. Il mio unico rincrescimento è di non poter venire con voi. Il tuo compito non è meno importante, Robert. Ah, lo so, eppure... RXM, sono 6 minuti. Carl, in bocca al lupo. Grazie. Buona fortuna a tutti. One more look. Ne passerà del tempo prima di poter rivedere la nostra terra.
un'occhiata ai motori. In ordine. Tutto a posto. Meno tre minuti. No change of flight plans discussed. Nei primi sette minuti di volo andiamo col pilota automatico. Pilota pronto. Sette minuti di volo verticale. Volo verticale dal punto di partenza. Per la prima parte del volo, usare solo il gruppo motori di coda. Bene. La miscela? Idrogeno e ossigeno più A12. Dopo 120 secondi, idrogeno e ossigeno più A14. Dopo 340 secondi, idrogeno più A16. Dopo 560 secondi, A16. Esatto. Capito tutto? Meno due minuti. In bocca al lupo. Se venite con me cercheremo di metterci in contatto radio con il razzo. Il corpo umano può resistere a queste scosse. Ma certo non le gradisci. Mi sento come se avessi preso una cornata nello stomaco. State bene, dottore? Ma un vecchio rudere come me sta sempre bene. Voi piuttosto come state? Benone. Radar e girobussola in ordine. Protonatico a posto. Consumo? Normale. Pressione? 8 kg. Meravigliosa, eh?
study maps, globes, and try to visualize. Ma questo spettacolo non si può descrivere. Attenti che si cambia rotta. Pronti? 4, 3, 2, via. Rotazione di 90 gradi, volo orizzontale, velocità 3400 miglia orarie. Quota 360 miglia. Come siamo a combustibile? 3 decimi di scorta nella sezione di coda. Che miscela abbiamo? A16. Harry, chiama la base. Bene. RXM chiama BUS. RXM chiama BUS. Ricevuto? Ricevuto. Restate in ascolto, BUS. Parla Extron. Abbiamo eseguito la conversione a 360 miglia d'altezza. Voliamo paralleli alla Terra alla velocità di 3400 miglia all'ora. Aumenteremo gradatamente la velocità finché non raggiungeremo le 25.000 miglia all'ora. A bordo tutti bene. Non c'è altro per ora. Noi siamo con voi. 5.500. Continua ad accelerare. L'abbiamo lasciata indietro. Se è l'oscurità che volete, aspettate che ci addentriamo nell'ultraspazio dove regna la notte perpetua. 6.200 miglia orarie. Il radar li guida alla perfezione. Ho parlato con loro 4 minuti fa. Quota 1.600. Velocità 21.000 miglia in costante aumento. Prossimi a raggiungere la velocità di stacco. 22.000. Bill, controlla il sistema di pressione e l'ossigeno. Subito. Con questo caldo mi sembra di essere tornato a casa. A godermi il delizioso clima del Texas. 24.000. Avvertici quando arriviamo alla velocità di stacco. Sì. Attenzione. 25.000. Sì, pronto a sganciare la coda. Avvia i motori di testa. Restano solo 40 secondi di combustibile. Tenetevi forte voi altri. Pronti? Pronti. Oh, via! Riduci la velocità. Attenzione! C'è venuta un po' troppo addosso, eh? Staremo nel vuoto, ma certo che io ho sentito lo spostamento d'aria. Harry, chiama la base. Bene. RXM chiama BVS, pronti? Siamo pronti, parlate. Attenzione, BVS. Attenzione, BVS. Dirigiamo per la Luna. Abbiamo sganciato la sezione di coda e abbiamo ridotto la velocità come stabilito, finché non saremo giunti nel campo di gravitazione della Luna. Questo è forse il nostro ultimo messaggio del nostro viaggio di andata. A bordo tutti bene. BVS chiama RXM. BVS chiama RXM. Pronti, RXM. Signore e signori, abbiamo voluto che tutti i giornali fossero rappresentati qui stasera per eliminare ogni elemento fantastico dei resoconti di questa impresa. Comunque vi ricordo ancora che dovete attenervi scrupolosamente al bollettino ufficiale. Vi prometto di passarvi tutte le notizie che perverranno appena mi sarà consentito. Questo buio non mi piace per niente.
Andrebbe bene per dormire, ma doverci vivere, Odiavo la luce del giorno perché non potevo lavorare. Ma quassù, in questa notte eterna, la penso diversamente. Sì, però uno può abituarsi a tutto se è necessario. Ricordo quando fui destinato agli aerei a reazione. Dissi al colonnello: colonnello, ho scelto l'aviazione per guidare un aeroplano, non per sedermi su un fuoco d'artificio. Già, e ora mi ci trovo proprio dentro. Però, che roba. Bella, eh? Si vede il Texas? No, è nell'altro emisfero. Del resto, da questa distanza vedresti solo un piccolo puntino. Un piccolo puntino? Il Texas un piccolo puntino? Senti qua, amico, io non sarò uno scienziato, un grande genio, ma ho girato un po' il mondo e non dire mai una cosa simile a uno del Texas. Un puntino. Però è buffo. Mi sembra come se camminassi sulle nuvole. Ci addentriamo nello spazio interplanetario. Tra breve la forza di gravità non si farà più sentire. Guardate, c'è un clandestino a bordo. Ehi, ferma! Mi servi ancora? Non lo trovate divertente? Ma non c'è niente di strano. Manca solo la gravità. Naturale, dottor Van Hoorn. Assicuratevi che tutto il materiale sia ben legato. Non prendetevi lavoro, ma non vi riposate mai voi. Per settimane, per mesi vi ho osservato. Solo lavoro, lavoro, lavoro. Mi sono spesso chiesto, come può una donna come voi impicciarsi di cose come queste? Forse per voi le donne dovrebbero solo cucinare, cucire e fare bambini. E vi sembra poco? Si può correre il rischio di esagerare andando nel senso opposto. Se non ci si bada... Andrò a vedere i motori. Bill, dà pressione al reparto motore. Si può andare ora. Praticamente fermi. Dopo 14 ore e 12 minuti, noi abbiamo percorso 112.000 miglia. Saremo nel campo di gravitazione lunare. Questo non ha importanza. Senza spinta rimarremo sospesi nello spazio. Anche se avessimo già raggiunto il campo di gravitazione, non riusciremmo ad atterrare sulla Luna. Ci vuole la spinta per farlo. Abbiamo controllato tutti gli impianti. I motori, gli iniettori. È tutto in perfetto ordine. Allora dipende dalla miscela. Quanto ossigeno ci rimane? Sta tranquillo.
Se n'è perduto il viaggio. Così come era in progetto, però. Non ti dispiace. Al differenziale 6 su m alla trentesima, la distanza media va da 260.000 a 340.000, usando la tangente, esatto? Io ottengo un altro risultato. Deve essere identico. Avrete fatto un errore. Non ho fatto nessun errore, dottore. Devo ripetere però che l'avete fatto. Mi dispiace. Non è il caso. Spero che non vorrete farne una questione personale. Certo che no. Continueremo i nostri calcoli servendoci solo dei miei risultati. Sì, dottore. Ma io penso che dovreste tenere conto anche dei miei calcoli. Non si può. Servendoci sui calcoli spiegheremo da 6 a 8 ore ciascuno. Non possiamo perdere tempo. Si deve scegliere o l'uno o l'altro. Ma non è giusto, però. Non potete fare esclusivamente di testa vostra quando sono in ballo le vite di altri. Non ci pensate a questo. Voi ve la prendete calma come se faceste una passeggiata. Ma non siete un essere umano, non avete un cuore. Mi dispiace. Scusatemi. Di che? Il momento di debolezza? È più che comprensibile, Miss Donovan. Dunque, vogliamo continuare? Sì, dottore. Tangente L9. Tangente L9. Dottor Hurley da Monte Palomar. E il dottore Hurley? We located the RXM's position at 7:16 this morning. Since then there has been very little change. Apparentemente la loro velocità è molto inferiore a quella calcolata. Ne siete sicuro? Grazie. Niente, un verso di una poesia di Kipling. È la storia di uno che si trovava nelle nostre condizioni. Non poteva andare né in cielo né in terra. Era sospeso nello spazio. Volete farmi un piacere? Certo. Prendete quei due grafici che il dottor Ekstrom ha sotto il braccio. Mi tremano le mani, potrei svegliarlo. Vi capisco, so quello che si prova. Non vorrei disturbarvi il sonno. Una volta rovesciai un albero di Natale carico di doni a casa di mia zia, proprio perché ero troppo stanco. Era quasi l'una del mattino. I bambini si precipitarono nella stanza. Forse pensarono che fossi Papà Natale steso a terra con una stella di stagnola sul naso. E addio sorpresa. Perché non cercate di dormire un po'? Siete troppo stanca. Non posso. Avrete la mente più riposata? No. Quando volavo durante la guerra c'era uno che faceva proprio come voi. Poveretto. Poveretto? Diventò matto. Dovettero mandarlo all'ospedale. Si era sforzato troppo il cervello. Avete ragione. Ora non riesco più a connettere. I numeri mi ronzano nella testa come vespe.
Non vorrei pensare a qualcos'altro. A questo, per esempio. Qualcosa che nessuno ha visto finora. Non si pensa mai alla Terra come a un pianeta spento che riflette solo la luce che riceve. Una luna qualunque. Non siate così poco rispettosa verso la luna. Io l'amo la luna. Il mio miglior lavoro l'ho fatto a lume di luna. Ho trovato che la sua luce è molto utile. Quando si vola? In ogni circostanza. Non disprezzatela, ha un potere straordinario. State parlando dei suoi effetti sugli uomini e sulle donne? Sulle donne? Io non ne ho bisogno. Oh, voi ne siete immune? No, solo non ne ho bisogno. Vi siete mai fermata con un'auto aperta sulla spiaggia del Pacifico in una notte d'estate, quando la luna piena è sospesa lassù come una lanterna e i suoi raggi si specchiano nell'oceano? La radio trasmette una dolce canzone e le onde scherzano sulla spiaggia. No, io in un certo senso mi dispiace, ma non ho mai avuto né tempo né voglia di fare niente altro che il mio lavoro. Non vorrete dirmi che non avete guardato la luna se non per curiosità scientifica? Avete ragione. Ed è stato a Roma una volta e in Svizzera, sul lago di Lugano. Che bella passeggiata. Cosa? Sì. Camminammo lentamente sulla riva del lago per 2 ore. Senza mai fermarvi? No. Ma ciascuno ha i suoi gusti. Era straordinario. L'acqua sembrava cristallo nero. La luna tonda, tonda come una moneta d'argento. Una musica veniva da lontano. Ma è stato tanto tempo fa, in un altro mondo. Bella scienziata che sono. Perché? Sogno a occhi aperti. Vi fa bene ogni tanto? Lo credo anch'io. Ma ora... Eppure è così. Che cosa? La luna è molto efficace. Avete ragione. Pensate che effetto avrebbe in riva al mare una luna come questa? Mm? Meteoriti! Sono trovato in mezzo alla contraerea durante la guerra, ma questa è la peggiore che abbia visto in funzione. Contraerea celeste. Dite. Maybe somebody don't want us to get where we aim to get. Oh, cheer up, Harry. After what we've been through, we'll get there, all right. It would have been better if one of them had struck the ship. Must have been sudden. Quick. Now, your computation? We have to add 12% 03 to A16. Right. 12% 03 to A16. Dica che dovremo sostituire alcuni serbatoi e invertire i raccordi. Ora rinseremo il serbatoio H con quest'altro. Sta la macchina in pressione. Ce la farai a sollevare una mezza tonnellata? Oh, certo. Ma tutti i giorni un torello di 3 quintali. Sei certo non si trattasse di un elefante?
All right, Samson, let's see you do your stuff. Think I was kidding, huh? You'll never prove it to me here. Dottore, siete proprio sicuro che queste proporzioni siano giuste? Non sono mai state sperimentate. La matematica è fuori discussione. Ma l'O3 è molto difficile da trattare. Parlate ancora come donna? 12% 3 alla 16. 12% 3 alla 16. And chart deviation is 32 degrees. Present position is... Well, correct course. We're on a powered cyclone course. Tutto pronto? Pronto. Attenzione. Ripetere, dottor Hurley? Ne siete sicuro? Sì. Sì, capisco, grazie. Sono completamente fuori rotta. Procedono con velocità incredibile negli spazi interplanetari. Non riesco a spiegarmelo. Gli altri. Credo che si siano rimessi. It must have been days. Ho paura che non lo sapremo mai. Quando? Devo aver abbassato la leva quando sono svenuto. A che velocità siamo? Sapete qual è il destino di un corpo lanciato a velocità incontrollata nello spazio? In modo perpetuo. Siamo andati fuori strada. Dobbiamo tornare indietro all'ultimo incrocio. Su, mettiamoci al lavoro. Cerchiamo di calcolare a che velocità stiamo viaggiando. È impossibile. Gli strumenti si sono ammattiti. Non lo credo. Entrando nello spazio abbiamo aggiunto la nostra alla velocità di rotazione della Terra. Allora ci muoviamo sul serio. Sì, e con una velocità almeno quadrupla di quella segnata dall'indicatore. Niente di nuovo, Harry? Fra poco sapremo con approssimazione la nostra posizione. Quanto è il consumo? Ecco, subito. Dottore, guardate. L'accelerazione è in continuo aumento, ma... con i motori spenti è impossibile, a meno che... No, no, non è possibile. Cosa? Riceviamo un forte impulso riflesso a 50.000 miglia.
Questo spiega tutto. Spiega cosa? Ma è naturale. Incredibile. Non può essere un semplice caso. Io non so proprio come dirvelo, ma è così. Se avessi mai potuto immaginare che una serie di incredibili circostanze puntualmente ed esattamente predisposte ci avrebbe guidato attraverso lo spazio verso il pianeta più simile alla Terra, Marte, io avrei... Marte? È assolutamente incredibile. No, non ci può essere dubbio, è inconfondibile. Marte? Chi l'avrebbe detto? Che cosa significa, dottore? Significa che ci sono momenti in cui uno scienziato si è spinto troppo avanti. E allora deve fermarsi e attendere che qualche cosa di superiore prenda la guida. Credo che questo sia uno di quei momenti. Noi proseguiremo, naturalmente. Il consumo totale di combustibile è stato... Il 42%. L'atterraggio su Marte, un pianeta che ha l'atmosfera, è molto più facile di quello sulla Luna. Certo che andremo avanti. Tradiremmo la nostra missione di fronte a tutti se facessimo diversamente. Allora io propongo di metterci subito al lavoro. Il razzo non può atterrare da solo. Marte. Beh, non ci aspettavi, eh? Dobbiamo calcolare la velocità di impatto e la forza propulsiva per conoscere le migliori condizioni. La velocità in partenza era di 12.500 miglia orarie. Ossigeno alla superficie 15%. Porta il volo in linea orizzontale alla distanza di 1.500 miglia. Bene. Le ho trovate. Hai trovato cosa? La Terra e la Luna. E dove sono? Ecco, guarda un po'. Straordinario. Posso dire adesso che il Texas è un puntino? Ora voliamo in linea orizzontale. Stiamo calando di quota e di velocità. A 50 miglia di altitudine cambieremo la rotta di 90 gradi e porteremo il razzo in posizione di atterraggio. Dato che la forza di gravità su Marte è solo la metà di quella terrestre, una spinta di 1200 tonnellate sarà sufficiente per l'atterraggio. Miscela? Idrogeno e ossigeno più A12. Quota 70 miglia. 65. Sessanta. 55. Pronto per virare. 50. Vira. Di 90 gradi. Riduci la velocità. Quota 40 miglia. 38. Sarà bene accendere i fari. Più ci avviciniamo, più si fa buio. Perdiamo quota troppo rapidamente. Fa buio rapidamente. Da quel che posso ancora vedere, il terreno è adatto per l'atterraggio. Quota 6 miglia. 5. 20.000 piedi. 18.000. Spinta propulsiva 1.200 tonnellate. Tieni pronto ad accelerare. 15.000. 12.000. 10.000. 8.000. 7.000. 6.000. Perdiamo quota troppo rapidamente. Aumenta la spinta a 3.000 tonnellate. 4.000 piedi. 3.000. 2.000 piedi.
Riduci di nuovo lentamente a 1250. 1000. 500. Spegni i motori. Bel lavoro, Floyd. Marte ci sta dando il benvenuto. Donatina, per tempo penseremo a sbarcare. Intanto riposeremo e prepareremo l'equipaggiamento. Ecco il momento che aspettavo. Non vedo l'ora di mettermi questo affare. Mi rincresce deluderti, Bill. Ma qui c'è l'atmosfera, non ci occorrono gli scafandri. Questo però è un grande vantaggio, perché possiamo muoverci più liberamente. Quanto all'equipaggio, ci porteremo le maschere e la macchina da pelle. E i calcoli per il viaggio di ritorno devono essere più che precisi. Non sarebbe meglio prepararli subito? Sì, certo, hai ragione. Abbiamo così poco tempo quassù ed è un'occasione così splendida. Pensiamo prima a questo, almeno per un po'. Guardate che la roccia è laggiù. Vedete come sono colorate? Verde, arancione, giallo, nero. Questo vuol dire che i minerali abbondano, non è vero, dottore? Manganese, rame, nichelio, uranio. Immensi depositi di uranio. Stai calcolando le possibilità di un eventuale sfruttamento? No, voglio essere sicuro di ritrovare la strada per tornare al razzo.
ad ora non abbiamo visto che rocce e sabbia, sabbia e rocce. Credete che andremo a stare in uno di quei famosi marziani? E da quel che ho letto, hanno la faccia piatta, la testa a vera e gli occhi di pesce. Proseguiamo. Che l'ha concepito deve essere stata molto intelligente, paragonabile a quella umana e forse di gran lunga superiore. Pensate che sì, una volta sia esistita una società umana perfettamente organizzata? Sì, e secondo gli indizi migliaia di anni fa. Chissà che fine ha fatto. Forse sarà precipitato un meteorite, ma allora avrebbe causato una depressione come un cratere lunare. No, non fu causato da un meteorite, ma da un'esplosione formidabile seguita da un intenso calore. C'è un forte campo radioattivo. Indietro. La radioattività può cominciare ad essere pericolosa. Che ironia, eh? La mente dell'uomo è uguale dappertutto. Sulla Terra, su Marte. Le più alte conquiste dell'intelletto umano sono sempre rivolte all'autodistruzione. Forse l'intera superficie del pianeta è una vasta rovina. Come questa. Non credete che sarebbe meglio tornare indietro? Io direi di sì. Non siamo né preparati né equipaggiati per rimanere quassù. Abbiamo viveri per parecchi giorni. Impieghiamo questo tempo prezioso nel miglior modo possibile. Io sono d'accordo col dottor Exton. Un giorno quassù vale più di 10 anni di ricerca sulla Terra. Va bene. Allora andiamo avanti. Questa per il nostro mondo. Un'esplosione, millenni e millenni di civiltà annientati. Non sarà sopravvissuto nessuno. Speriamo di no. Noi non conosciamo ancora tutti i terribili effetti delle radiazioni, ma sappiamo che producono mutamenti, deformità, deturpazioni, cecità e innumerevoli altre sciagure. Se qui ci sono superstiti, non possono essere che dei mostri. Con un'esplosione come questa sarebbe meglio che nessuno si fosse salvato. Perché non cercate di riposare un po'? Se riesco a tornare nel Texas, sfido chiunque a riportarmi qui. Sì.
Ci sono degli uomini laggiù. Sentite, qui dovete credere. Non è stato un miraggio, ci ho visto benissimo. Vi dico che li ho visti. Dove? Proprio laggiù. E quando vi ho chiamato sono scomparsi. Va bene, ora andiamo a vedere. Ecco, proprio qui. Quando mi hanno sentito sono scappati là dietro. Dottor Armstrong, guardate questa impronta. Non occorre un poliziotto per scoprire di chi sono. È quasi incredibile, ma... Ora converrete che sarà meglio tornare indietro, no? Non possiamo fermarci ora. Dobbiamo proseguire e scoprire che genere di creature sono. È molto importante questo. Ma noi non sappiamo quanti sono. E se per caso ci attaccano, con un fucile e una pistola non potremo far nulla. Non ci resta che correre il rischio. Voi state qui. Io vado avanti. Questo è il pane per i miei denti. Vi dispiace se vengo anch'io? Grazie, Dio. Vengo anch'io, dottore. No, Floyd, tu resta qui. Ma io... Non discutere, è un ordine. Andiamo, Dio. Selvaggi assassini. No, Floyd. Sono dei poveri disgraziati impazziti dal terrore. Compatiteli. Perdonateli. Non vi affaticate a parlare? Dovete tornare sulla terra. Forse questo sarà.
almeno Harry potesse aiutarci. È impossibile avere dei dati precisi senza il radar. Avete fatto un lavoro magnifico. Avremo combustibile sufficiente per l'atterraggio. Quando entreremo nel campo terrestre? Appena sentiremo un aumento di velocità. According to elapsed time and velocity chart, almost any minute now. But without a check from Harry... I know we're in a tight spot, but we'll manage somehow. Avvertite nessun aumento di velocità? Non ancora. Siete una ragazza molto in gamba, Lisa. Come? Non sono più il dottor Van Horn? No, solo Lisa. Non ho fatto niente di straordinario. No, non parlavo del vostro lavoro, ma di voi donna, dolce, gentile e bella. No, sono più la stessa. Forse no. Lo sono, e voi lo sapete. Sono la stessa persona. Sarò cambiato io allora, ma... Sapete, vi vedo ora per la prima volta. Volete fare qualcosa per me? Certo, cosa? Dite il mio nome, come l'avete detto poco fa. Lisa. RXM chiama BWS. RXM chiama BWS. Pronto, BWS. Pronto. Chiamo BWS. Non mi sento. Non rispondo. Non risponderanno mai. Certo che risponderanno. Aumentiamo velocità, ce la faremo. Chiudete l'iniettore. Mi dispiace di non potervi aiutare. Oh, avete sentito che cosa ha detto Floyd? Che ce la faremo. Ma il combustibile basterà. Ne avevo perduto tanto. Oh, basterà per l'atterraggio. Basterà. Non troppo bene. Ma cos'è successo? Finora è andato tutto a gonfie vele. Non abbiamo combustibile per l'atterraggio. Neanche il minimo necessario. I motori funzionavano bene prima che li spegnessi. Sì, a un decimo della capacità. Oh, è tutta colpa mia. Forse gli strumenti sbagliano. Finita. Tutto è perduto. Il lavoro del dottor Edstrom è stato vano. Il mondo non saprà mai la terribile verità che abbiamo appreso. No. Forse c'è ancora speranza. Possiamo provare con la radio. Cerchiamo di chiamare la base. Se si potesse, dovremmo... Dovremmo riferire tutto. Dir loro tutto il possibile. Ciò che abbiamo visto. Gli sbagli che abbiamo fatto. RXM chiama BWS. RXM chiama BWS. Dottor Fleming? Sì? La stazione radio ha chiamato ora. Sono in contatto con l'RXM. Meglio che adoperiate questo. BWS, parla Fleming. Chiama RXM. Chiama RXM.
Ripetete, vi prego, dottoressa. Ripetete, dottoressa. Almeno lo sanno. Lord, hold me. Hold me tight. Quante cose vorrei dirti e non ci riesco. Mi dispiace solo che non abbiamo avuto tempo, che non ci siamo conosciuti prima e amati più a lungo. Ma non è importante. Oh, sì, sì, ce l'ho. No, no, cara. We can say that time is behind us. We've had years together. Yes. Ti potrei parlare di centinaia di ore meravigliose passate insieme, perché così sarebbe stato. E non c'è molta differenza tra il futuro e il passato. No, se tu credi che sia così, no. Non dovremmo svegliarlo. E a che scopo? Sì, hai ragione. Ancora pochi secondi. Cerca di non aver paura. Lloyd, io non ho più paura. È come se una grande onda ci trascinasse, guidandoci, proteggendoci. Dottor Fleming. Che c'è? I giornalisti. Dottor Fleming, il pilota e l'equipaggio dell'aereo 19 delle linee internazionali hanno veduto un precipitare sulla Nuova Scozia. Secondo il loro rapporto potrebbe essere stato l'RXM. Il mio ufficio ha ricevuto la stessa notizia alcune ore fa. Sappiamo che l'RXM è in forte ritardo. Potete dirci qualcosa? Sì, non c'è stata nessuna conferma. Temo si tratti dell'RXM. Allora sono tutti morti nella caduta? No, due sono morti prima. L'impresa si deve considerare fallita. Fallita? Ciascun punto della nostra teoria è stato confermato. È stato provato che il volo interplanetario non è inimmaginabile, ma realizzabile. Notizie che possono contribuire alla salvezza del nostro mondo. No, signori miei, l'impresa dell'RXM non è fallita. Domani cominceremo la costruzione dell'RXM2.